Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. In questo periodo cominciamo ad accendere i riflettori sulla composizione del nuovo Consiglio regionale, in particolare incontrando i neoeletti, coloro che per la prima volta accedono all'Assemblea legislativa abruzzese. Ospite nei nostri studi questa sera, ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Erika Alessandrini, che è comunque attiva nella politica da tanti anni, consiglio comunale a Pescara, protagonista di tante battaglie, alla prima candidatura vincente in regione, peraltro unica donna eletta nella circoscrizione di Pescara, nella quale, al di là del risultato personale, 2.500 preferenze, ora ci sarà il calcolo definitivo da parte della Corte d'Appello, ma comunque diciamo il centro-sinistra allargato, la coalizione del Campolargo, ha avuto un buon risultato, pur non riuscendo a vincere. Ecco, qual è il suo commento? Adesso è passato, insomma, più di una settimana, è passato qualche giorno, dal voto, qual è il suo commento su quello che è stato l'orientamento degli elettori? E io aggiungerei l'orientamento dei non elettori, che è stato forse un fattore che ha pesato in maniera molto rilevante su questa consultazione, Alessandrini. Sì, è passata una settimana e sono ancora in corso una serie di analisi del voto e delle necessità, diciamo, di correzione rispetto alla proposta che abbiamo presentato sul campo regionale. Una proposta che sicuramente è stata importante per noi dal punto di vista programmatico, perché in particolare il Movimento 5 Stelle ha lavorato in maniera assidua e sicuramente dando un enorme contributo all'attività programmatica che è stata presentata come programma di coalizione in Regione Abruzzo. Sicuramente il nostro candidato presidente è stato un candidato eccellente che è riuscito a recuperare rispetto ai sondaggi iniziali che davano il centrodestra sostanzialmente ad una vittoria schiacciante che superava il 60%. In realtà abbiamo visto come la campagna elettorale ci abbia portato fino ad un risultato che è stato completamente diverso e in cui, specie nella circoscrizione di Pescara, abbiamo visto esserci davvero un testa a testa. In particolare nella città di Pescara la coalizione, tutto il gruppo, il campo largo di centrosinistra progressista ha vinto le elezioni, quindi è evidente che si è fatto molto bene da alcune parti e molto meno, diciamo, in una circoscrizione come quella invece dell'Aquila. Quindi va capito come riuscire a radicarsi meglio in quella circoscrizione, in quel territorio, come riuscire a toccare appunto chi effettivamente, non andando a votare, ha espresso una negatività rispetto sia, in questo caso è evidente, non soltanto nei confronti di chi non ha vinto le elezioni, ma è evidente anche rispetto a chi le ha vinte, perché il voto dell'astensionismo è un voto trasversale al mondo politico, quindi non riguarda nel particolare, nello specifico, la coalizione progressista, ma dobbiamo capire come in generale riuscire a infondere nuovamente fiducia nell'elettorato. E quello è un discorso che va aperto a 360 gradi, perché chi non va a votare evidentemente si sente deluso, ma può essere, è una delusione che riguarda gran parte della politica e quindi una politica che deve essere chiamata a fare un ragionamento tutta, diciamo, non soltanto per una parte. Ecco, il risultato generale del Movimento 5 Stelle è stato deludente, tant'è vero che Castaldi, il vostro coordinatore regionale, ha rassegnato le dimissioni. Solitamente, storicamente, il Movimento 5 Stelle intercetta proprio il voto dei delusi dalla politica, di coloro che la sentono lontana, sin dalle sue origini, dalle sue radici. Perché questo non avviene però, ve lo siete chiesto, Alessandrini, soprattutto nel corso delle elezioni amministrative e queste regionali che in fondo sono un po' come le amministrative essendo basate sulle preferenze, perché non c'è questa caratterizzazione sul voto 5 Stelle, appunto scontate forse più delle altre forze politiche l'astensionismo.
Questo lo sappiamo, purtroppo è un neo del Movimento 5 Stelle, storicamente è stato così, cioè il Movimento riesce ad avere una forte attrattività quando si parla di ambiti nazionali e quindi il voto sul simbolo del Movimento 5 Stelle ha un riscontro di un certo tipo a livello politico nazionale, quando poi si passa in elezioni come quelle regionali che ci sono appena state e a maggior ragione nelle elezioni amministrative, quindi quando poi conta, come dire, la riconoscibilità, anche la quantità di voti, se vogliamo chiamarla così, che è in grado di esprimere il singolo candidato, ovviamente il Movimento 5 Stelle entra in una sorta di sofferenza. Noi continuiamo ad essere una forza politica relativamente giovane che si sta strutturando sui territori in questo momento, appena nominato appunto il nostro coordinatore regionale, si è appena avuta una struttura in cui ci sono dei coordinatori provinciali, ma una struttura molto giovane che deve avere il tempo di potersi radicare. È nata lo scorso anno, ci sono gruppi territoriali che stanno ancora nascendo e soprattutto in Abruzzo abbiamo ancora dei numeri che non rappresentano la totalità dei comuni o dell'attivismo sui nostri territori. Quindi c'è bisogno che questo radicamento abbia il tempo di crescere e di arrivare a costituire una rete in grado poi di proporre candidati che abbiano una vera e propria riconoscibilità sul territorio, cioè essere nomi che hanno già evidentemente magari avuto modo di lavorare o all'interno dei consigli comunali o in un attivismo riconoscibile per l'elettore. Il voto sulla città di Pescara, che vede appunto in vantaggio la coalizione del Campolargo rispetto a quella del centrodestra, che cosa vi dice rispetto al voto dei primi di giugno? Ci dice sicuramente che abbiamo lavorato molto bene come opposizione nella città di Pescara, abbiamo fatto un lavoro che per fortuna è un lavoro trasversale che attraversa le diverse anime dell'opposizione, siamo stati in grado di costruire evidentemente con il nostro lavoro una credibilità che ci ha premiato alle elezioni e che è evidente che ci darà uno slancio importante anche nelle amministrative che ci saranno nel mese di giugno. Il centrodestra a Pescara ha creato una serie di fallimenti che si sono inanellati uno dopo l'altro in questi 5 anni, quindi al di là della loro narrazione di come vogliono raccontare di aver gestito al meglio la città, è evidente che non ci sono riusciti ed è evidente che tutte le segnalazioni che puntualmente l'opposizione è stata in grado di fare hanno trovato orecchie fuori dal Consiglio Comunale, fuori dalle mura comunali e siamo stati, secondo me, appunto premiati per il lavoro che siamo stati in grado di portare avanti in questi 5 anni. Però ovviamente voi avete già annunciato il sostegno alla candidatura di Carlo Costantini come coalizione appunto del centro-sinistra allargato, ci sono le tensioni di questi ultimi giorni proprio tra Conte e Calenda, di cui appunto espressione anche Costantini. Non temete che poi queste frizioni nazionali rischino di far saltare anche questa candidatura unitaria su Pescara? Allora, intanto dobbiamo segnalare il fatto che il nostro sostegno è stato un sostegno che al tavolo abbiamo condiviso con i partecipanti, sostenendo il nostro appoggio come gruppo locale, come gruppo di Pescara. E quindi ovviamente al momento è in corso, inizierà l'istruttoria nazionale con le tempistiche e le metodologie che sono normali per il Movimento 5 Stelle, cioè adesso concluse le elezioni regionali, ci si concentra sulle prossime tornate amministrative ed inizierà la fase di istruttoria tradizionale che sempre il Movimento 5 Stelle richiede per l'uso del simbolo. Rispetto a Carlo Costantini, noi siamo sicuri che Carlo Costantini in questo momento sia la persona migliore per poter rappresentare il campo progressista della città di Pescara, in quanto sappiamo tutti essere stato il promotore del referendum sulla nuova Pescara. La prossima amministrazione sarà un'amministrazione costituente che sappiamo avrà una durata anomala di quasi 2 anni e mezzo, proprio perché nel 2027, attraverso la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, nascerà il comune di Nuova Pescara. Pescara, adesso sul nome sappiamo quali sono le criticità in corso. E quindi chi meglio di
colui che ha voluto essere proprio il padre costituente di questa fusione può rappresentare questo periodo proprio di formazione e di conduzione fino alla costituzione vera del nuovo comune. E per quanto riguarda il perimetro, noi siamo sempre stati chiari anche su questo, quindi il perimetro della coalizione è un perimetro che deve essere valutato appunto da Roma e con noi, abbiamo le nostre proposte sul tavolo che saranno valutate e va ricordato in ogni caso che in più circostanze Carlo Costantini ha ricordato di aver lasciato il partito di Azione e quindi di essere oggi e di rappresentare un candidato di tipo civico, e cioè non espressione di un partito singolo che presenta il proprio candidato sindaco come sindaco di Azione. Carlo Costantini è un sindaco civico che viene appoggiato da una serie di forze che sono presenti in Consiglio Comunale e non, perché dobbiamo ricordare, come ho detto prima, che il lavoro sul territorio è stato così importante da generare anche la nascita di tutta una serie di comitati che sono nati proprio in risposta alle attività di Carlo Masci sul territorio e sono c'è un attivismo così forte da aver creato proprio una lista civica formata da tutte le associazioni e i comitati spontanei che sono nati dai cittadini in risposta alle azioni di Carlo Masci e che sostiene questa coalizione. Quindi il campo, il tavolo è formato, adesso capiamo come avere la costituzione finale della coalizione. Allora, adesso la parte finale dell'intervista è dedicata un po' a quella che sarà la sua attività nei prossimi 5 anni in regione. Lo scenario, insomma, è quello di un Movimento 5 Stelle che è eletto in 2 province, Pescara e Chieti, e quindi penso che sia Alessandrini che anche Taglieri avvertiate un po' la responsabilità di una dimensione regionale della vostra attività politica. Però c'è un tema, insomma, che la riguarda in maniera particolare, che è il rapporto tra la città di Pescara e la regione. Ecco, da questo punto di vista, in tempi nei quali comunque c'è una forte maggioranza di consiglieri regionali aquilana di centrodestra, anche se a Pescara comunque il centrosinistra è andato abbastanza bene. C'è l'Aquila capitale della cultura, ci sono finanziamenti ingenti che arrivano nel collegio dove è stata eletta la Presidente del Consiglio. Ecco, lei pensa di fare delle battaglie per Pescara particolari in questi 5 anni? Allora, sicuramente sì, abbiamo una responsabilità importante perché dobbiamo abbracciare l'intero territorio. Sicuramente quello che faremo sarà un lavoro che è fatto per i cittadini, quindi il nostro lavoro avrà come obiettivo quello di essere il più rispondente possibile alle necessità del territorio. È evidente che in maniera diretta conosco, ho più il polso della situazione rispetto a un territorio costiero che è quello di Pescara e della città metropolitana che si sviluppa intorno a Pescara, ma questo non vorrà dire che il resto del territorio verrà ignorato, anzi, proprio attraverso la rete territoriale che dobbiamo creare e faremo in modo di essere sempre pronti all'ascolto del territorio da qualunque parte esso provenga, saremo assolutamente sul pezzo e disponibili e al lavoro per l'intera regione, non soltanto per il territorio che ci ha eletti, evidentemente. Lei ha già pensato a quello che può essere il suo primo progetto di legge da presentare in regione, quello a firma Erika Alessandrini, anche su un tema non generale, uno specifico, relativo magari alle tante battaglie di cui ha parlato anche in campagna elettorale con i cittadini e che vuole portare in regione in questi 5 anni, magari vederselo approvato, magari all'unanimità? Allora sì, sono diversi i temi su cui vorrò puntare l'attenzione. Adesso sul tema della proposta di legge posso dire sicuramente che uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle è quello che rappresenta la partecipazione cittadina e c'è davvero un vulnus da colmare all'interno di Regione Abruzzo, quindi una serie di attività che prevedono l'ascolto della cittadinanza rispetto a delle scelte importanti sia di finanziamento sia proprio di sviluppo progettuale che riguardano la nostra regione e che sicuramente devono poter prevedere l'ascolto obbligatorio della cittadinanza rispetto alle necessità. Poi non possiamo dimenticare attività per esempio che riguardano, e questo in particolare l'area pescarese, per esempio il consorzio, le attività che riguardano il consorzio, le attività che riguardano i rifiuti e quindi la gestione dei rifiuti e tutto il meccanismo di gestione e di ampliamento della rete che è in grado di accogliere
e gestire il rifiuto. Insomma, ci sono tutta una serie di attività su cui certamente mi vorrò concentrare. Benissimo, io ringrazio Erika Alessandrini, auguro buon lavoro in questi 5 anni in cui dovrà portare la bandiera e la croce, come si dice, di un'opposizione ferma a Marsiglia, ma anche coordinata, perché penso che con D'Amico si stia lavorando proprio nel senso di tenere unita questa coalizione anche dopo il voto. Grazie e buon lavoro, grazie. Buonasera, appuntamento a domani ai nostri telespettatori, arrivederci.